Ciao a tutti, io sono lui e benvenuti nella vita dei me contro te. Ha inizio una nuova giornata davvero super epica, piena di avventura e divertimento. Che succede? Sofì, che stai combinando? Aiutami, mi sono arrivate tutte le nuove Nanana Surprise. Sono tantissime, le metto sul tavolo. Ma non pensi di aver esagerato? Hai tutta la nuova collezione. No, non ho esagerato. Io le sto collezionando tutte. Questa qui è la serie 2. E non vedo l'ora di vedere insieme a voi le nuove bambole con le loro borsette. Guardate qui, ha fatto una montagna di Nanana Surprise. Andiamo ad aprirle. Vado a prendere la prima scatola, prendo questa qui col simbolino della luna. Come sapete, oltre che trovare una bambola e tanti accessori, dentro la scatola potete trovare un vero e proprio gioco. Perché questa scatola si apre in un modo divertentissimo. Infatti, come vedete, oltre ad esserci questo palloncino, c'è anche questa cannuccia che servirà a gonfiare proprio questo. Soffiate. E a questo punto, lui puoi metterti un attimo qui? Sì, che c'è? Un'esplosione di coriandoli! Mi hai riempito tutti i capelli di coriandoli! Oh oh, ma adesso il tuo ciuffo è super fashion! Quindi secondo te dovrei andare in giro così? Secondo me stai benissimo. Ok, continuiamo l'unboxing. Adesso che abbiamo aperto il nostro palloncino, troviamo tantissime cose. Da una parte abbiamo gli accessori, dall'altra abbiamo la nostra borsetta, dove dentro troveremo la nostra Nanana Surprise. Dentro c'era anche questo qui, un foglietto con l'intera collezione. Vediamo un po'. Che meraviglia! Come vedete c'è anche un boy. Penso proprio che noi abbiamo trovato lei. Andiamo a scoprire. Apriamo la borsetta e qui c'è la conchiglia da cui far uscire la bambola. Oh, ma che carina! Come vedete ha un cappellino uguale alla sua borsetta contenitore. E proprio nel cappellino ha tutte le informazioni che le riguardano. Vediamo un po'. Lei si chiama Tuesday Meow. Penso che sia tipo miau perché è una gattina. E fa il compleanno il 31 ottobre. Le piace stare a casa e non fare niente. Davvero pigra la ragazza. Esattamente come te. Ciao. Ci somigliamo. Adesso spacchettiamo questi sacchettini dove troveremo i suoi vestiti e i suoi accessori. Wow, questo qui è il suo vestitino. La andiamo a vestire. La particolarità di queste bambole è che oltre a essere super trendy e super fashion, sono davvero morbidissime e snodate. Infatti è possibile muovere le loro braccia e le loro gambe. Ed eccola qui in tutta la sua bellezza, con i suoi capelli morbidissimi. Ha un'acconciatura davvero stupenda con le trecce. E come vi dicevo, qui c'è la sua borsetta dove potrete conservarla e portarla sempre con voi grazie a questo gancetto. E adesso il mio momento. Posso aprire le altre 5 bambole. Ho qui già i pacchi pronti. Oh, apriti! Yeah. No, hai riempito la casa di coriandoli. Ok, ora Sofì puoi pure andare a spacchettarle. E tadan! Questa qui è la serie 2 completa. Come vedete sono 6 modelli diversi, ognuna più dolce e carina dell'altra, con dei capelli lunghissimi e morbidissimi. E qui c'è il maschietto, guardate che carino, è davvero alla moda. Anche lui ha la sua borsetta peluche per poterlo portare in giro con voi. E se volete prendere anche voi le Nanana Surprise, le trovate nei migliori negozi di giocattoli. Ma adesso, mia cara Sofì, a proposito di capelli lunghi, ho intenzione di proporti un gioco. Un gioco? Sì, spesso tu nei video come le Nanana Surprise hai tante acconciature diverse. Così stavo pensando, perché non mostri tutte le tue acconciature in un unico video? Riusciresti nell'impresa? Proprio tutte in un video secondo me è impossibile. Però potrei mostrarne qualcuna. Magari potrei mostrare le mie acconciature più ricorrenti. Ci sto e quindi diamo il via alla festa con Sofì. Per l'occasione direi di trasferirci nella cabina armadio, perché lì c'è una bellissima console dove potrò fare tutte le mie acconciature. Sì, ok, avete capito. Ogni scusa è buona per andare in quella stanza. Andiamo nel varco spazio-temporale. Ed eccoci qua. Ok, ci siamo. Arrivo anch'io, aspetta. Olè. Wow. Ah, mi mancava. Che meraviglia. Io amo questo posto, lo sapete. Quante volte l'avrò detto? Un milione o un milione e uno? Credo tu l'abbia detto qualcosa come 10 milioni di volte. Ah, esagerato. Comunque, ho portato qui la mia borsetta beauty case con tutti gli accessori che mi serviranno per realizzare le mie acconciature. Siete pronti? Mi siedo qui nella mia postazione e ci siamo. Come vedete ho portato davvero di tutto. Spazzole, elastici, elastichini, mollette, fermagli,
togli di tutto. Per prima cosa, per fare una bella acconciatura bisogna spazzolare i propri capelli per evitare che ci siano nodi. Per questo ci sono io, lo sapete, adoro toccare i capelli. Lui, fai piano, mi raccomando. Con la mia mano zampetta spazzola. Grazie, sei molto utile. Ehi, no. Mossa pazza. Una delle regole principali per fare delle belle acconciature è assicurarsi che in giro non ci siano né fidanzati, né fratelli, né amici che vi possano scompigliare i capelli. Smettila! Per prima cosa direi di partire dall'acconciatura più semplice, quella che prevede capelli lisci con davanti due treccine. Infatti vi basterà col pettine a coda o un pettine normale andare a prendere delle sezioni di capelli qua davanti e andare a fare le trecce. Voi sapete fare le trecce? È semplicissimo. Dovrete portare la ciocca esterna sempre al centro delle altre due. In questo modo, questa va al centro, quest'altra va al centro. E poi ancora lei al centro e lei di nuovo. Dovrete continuare con questo processo all'infinito finché non si forma. Quando finite di intrecciare tutta la vostra ciocca, fermate con un elastico. Io l'ho nero, però sarebbe molto più bello se questo elastico fosse colorato. Questo qui è il risultato finale. Io amo questa acconciatura perché è davvero semplicissima da realizzare. Vi piace? Poi se invece non volete avere le ciocchette davanti, potrete prendere queste due e attaccarle dietro. In questo modo avrete ottenuto un'altra acconciatura. Ma adesso tolgo gli elastichini perché passiamo alla prossima acconciatura. A proposito di trecce, andremo a fare le trecce che partono da qui, dall'alto. Queste qui me le avete chiesto in tantissimi. Volete sapere come le faccio? E anche questa semplicissima. Forse anch'io dovrei provare a fare delle trecce nel mio ciuffo. Prendo dall'esterno, porto verso l'interno e poi rigiro così e tada! Secondo me invece dovresti imparare a fare le acconciature a me, così ogni mattina io mi siedo e tu mi fai i capelli. Guarda, sinceramente al massimo posso fare questo. No, lui no. Il primo step per la prossima acconciatura è andare a dividere i capelli in due. Infatti con questo pettine a coda io andrò a dividere i miei capelli perfettamente a metà. Davanti è molto semplice perché vedrete, ma dietro sarà difficilissimo. Una volta create le vostre due sezioni, dovrete andare a prendere in alto una ciocchetta in questo modo e realizzare una treccia proprio come vi ho insegnato prima. Dividete in tre parti e dall'esterno portate all'interno. Ma una volta fatto il primo passaggio, non dovrete continuare così all'infinito come la prima volta, ma dovrete prendere a destra e a sinistra degli altri capelli e ingrossare via via le varie ciocchette da questo lato e da quest'altro. Questa devo dire che è un po' più difficile, però col tempo diventerete bravissimi. Sofì, ma questa è veramente difficilissima, non si capisce un tubo, che stai combinando? No, il senso ce l'ha, sono sicura che avranno capito. Bisogna prendere le ciocche dall'esterno e ingrossare le varie ciocche, capito? Sia a destra che a sinistra, sia a destra che a sinistra, e continuare. E quindi tu tutte le volte fai questo casino? Io semplicemente col phon faccio e sono già pronto. Sì, si vede, hai i capelli pazzi. E voilà, anche se non è perfetta, ecco la prima. Poi a me piace prendere dei ciuffettini da davanti e andarla a spettinare un po'. In questo modo non sono troppo perfettine. E voilà, questo qui è il risultato finale, le mie treccine. Devo ammettere che non sono proprio perfette, però mi piacciono tantissimo, anche se non le so fare benissimo. Togliamo gli elastici e adesso passiamo alla terza acconciatura, che è davvero la più semplice di tutte, quella che faccio più spesso, la coda. Per la coda bisogna pettinare i capelli davvero benissimo, altrimenti verrà tutta strana con tutti dei nodi strani. Pettiniamo anche sotto. E a questo punto andiamo a testa in giù. Cosa? Eh sì. Ma che stai facendo? Mi pettino i capelli della nuca. Ragazzi, tutto ok? Sembri un mostro tutto capelli. Ma io sono un mostro. Aiuto. Dovete pettinare e cercare di raggruppare i vostri capelli al centro della vostra testa, in questo modo. A questo punto, una volta che i vostri capelli saranno tutti raggruppati al centro della vostra testa, vi basterà andarli ad unire con un elastico. In questo modo vi potrete davvero sbizzarrire, ci sono elastici di tutti i colori. E voilà! Questa è davvero la più semplice. Penso proprio di poterla fare anch'io. Metto qui l'elastico, ok, tada! No, aspetta, te lo voglio fare io. Cosa vuoi fare? No, aspetta, io stavo scherzando, Sofì. Au, ma così tiri, fai male. Sei carinissimo. Non sono carinissimo. Passiamo all'ultima acconciatura di oggi. Togliamo l'elastico e ok, avrete dei capelli da leonessa.
A questo punto andiamo a fare l'acconciatura più strana, quella da marziano. Quella che io chiamo acconciatura della monelleria, perché la fa sempre quando mi deve fare degli scherzi. Sì, quando ti devo fare gli scherzi faccio o questa acconciatura o le trecce. Hai ragione. Comunque, questa qui consiste nell'andare a fare due chignon sulla vostra testa, una a destra e una a sinistra. Anche qui dividiamo i capelli in due sezioni e andiamo a fare due code. Belle in alto, qui può andare bene. Le fermate con un elastico e procedete a fare anche la seconda. In questo momento sembri un cagnolino che ha l'orecchio alzato. Prima un mostro, adesso un cagnolino, ehi! Una volta ottenute le vostre code, vi basterà andare a fare degli chignon. Dovrete arrotolare la ciocca su se stessa in questo modo e ripiegarla attorno all'elastico. 1, 2 e 3. Wow! Prendete delle forcine, come questa, e bloccate la ciocca. Ne serviranno davvero tante. Vado a mettere la seconda. Voilà, faccio l'altro. E tada! Io vengo dal futuro, leggo la vostra mente. Sono bellissime, io le adoro. E voilà, queste qui che vi ho mostrato sono alcune delle mie acconciature che faccio più spesso. Se ne volete vedere delle altre, mi raccomando, lasciate un pollice in su e ve le mostrerò in un altro video. Ma comunque, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Se vi siete persi il video di ieri, cliccate davanti a lui. Mentre se volete vedere un altro video super divertente, cliccate qui davanti a Sofì. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Ciao.